Ricordo ancora un tardo pomeriggio in cui, stanco di camminare a vuoto, mi fermai di fronte a quello che sembrava l'ingresso di un parco. Városliget. Dopo aver camminato su ponti di legno e aver annusato a fondo la natura dell'acqua e degli alberi, che mi ritrovai di fronte a una statua che avrebbe lasciato un segno incancellabile dentro di me. Una maledizione o una benedizione che da quel giorno è dura a morire. La statua era quella di Anonymous Zorba. Il cappuccio che ricopriva il volto dell'enigmatico artista rendeva l'immagine a tratti inquietante. Non sembrava uno scrittore, ma un dio, pronto a dipingere sul foglio della mia strada ogni possibile storia. A guardarlo, o meglio, a intuirlo attraverso quel cappuccio da cui si intravedeva soltanto un volto oscuro, si sarebbe detto che aveva già individuato i suoi personaggi. Eravamo noi, gente comune, persone in difficoltà, annoiate o sicure di sé. Chiunque poteva diventare il protagonista della storia di Anonymous. Lui ci aveva scelti. Lo invidiavo perché rappresentava ciò che sarei voluto essere io. L'autore di una storia, il creatore di vicende ricche di personaggi assurdi. Ma ero ancora ai miei albori. Ero soltanto uno dei tanti personaggi di una storia che Anonymous non aveva neppure iniziato a scrivere. O almeno, questo è quello che credevo in quel momento. Povero illuso Dungalov, piccolo innocente schiacciato da un'invisibile mano ungherese. La realtà è che Anonymous aveva già iniziato a scrivere la mia storia. Quelli erano già i primi passi, le prime pagine. Ciò che mi aspettava, anche se non lo sapevo, e quasi neppure ci speravo, era una storia surreale. Era la storia di Galoff a Budapest. Era la storia di Galoff e della sua trasformazione.